Bene. Continueremo a seguire. Torna meglio a seguire sul PowerPoint. Sì. A me. Sì. Torna meglio o no? Sì. Altrimenti possiamo usare la Bibbia. E vi mando a cercare tutti i versettini di Amos o di Abacuc. Amen. Questa mattina vogliamo continuare la quinta lezione, il quinto passaggio che stiamo facendo sulla prosperità. Amen. Prosperità non vuol dire soltanto crescere e ricevere da Dio. Prosperità vuol dire anche... No, tieni pure acceso, perché altrimenti viene tutto buio dall'online. Tenete pure acceso. Si deve avuto questo spento a te. Ah, ok. Si vede? Ok. Vuol dire anche recuperare ciò che abbiamo perduto. Amen. È inutile che tu metta in una borsa bucata. Amen. Ci sono delle persone che ricevono, ma il nemico viene per, numero uno, rubare, poi e distruggere. Ma lui è venuto perché abbiamo vita e l'abbiamo in? Che cosa vuol dire? Ascolta, medita su questo versetto di Giovanni 10:10. Il diavolo viene, il nemico viene per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto, non dice per restituire. Dice perché abbiate, e non dice nemmeno perché abbiate vita. Cosa dice? Perché abbiate vita e perché abbiano vita e l'abbiano. Domanda, che cosa è questa e l'abbiano in abbondanza? Perché normalmente sulla terra, quando qualcuno ti ruba qualcosa, la giustizia terrena dice che tu devi restituire. Amen. Gesù avrebbe potuto dire, io sono venuto perché abbiano vita. Cioè il diavolo viene per rubare e uccidere. Amen. Io vengo per dare vita, cioè restituire, pari e patta. Non ha detto così. Gesù ha detto, io sono venuto perché abbiano vita, questo è pari. Poi dice, e l'abbiano, vuol dire che Dio vuole darti più di quello che tu hai perso. Amen. Stamani vedremo questo. Ora, nella Bibbia, un giorno Gesù ha detto, per questo motivo, ogni... scriba che diventa discepolo del regno è simile a un uomo che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Amen? Che cosa sono le cose nuove e cose antiche? Perché non sono le cose nuove? Lui ha detto io faccio nuove tutte le cose. Perché anche le cose antiche? Perché nell'Antico Testamento ci sono dei tesori che soltanto in Cristo puoi tirar fuori. Amen? C'è una lettura superficiale nella Bibbia. Ma se tu vuoi i tesori, devi andare in profondità. Amen? E la natura ci dice che più vai in profondità, più trovi i minerali più preziosi. E la pietra più preziosa è il diamante. E il diamante si forma nei bassi strati della roccia, dove la roccia fusa fa cristallizzare il carbonio. Amen? E lo rende duro. Più tu vai in profondità, più tu trovi. Se tu sei in superficie puoi trovare la pirite. Sembra oro, ma non vale nulla. Amen? Ma più vai in profondità, più trovi le pietre preziose. C'è un libro nella Bibbia, che è il terrore di tutti quelli che leggono la parola di Dio, che è il libro del Levitico. Amen? Il libro del Levitico sembra che sia qualcosa per la legge. Il libro del Levitico fa parte della Bibbia, è stato scritto per noi. Amen? Il fatto è che se lo Spirito Santo non ti fa vedere cosa c'è scritto, tu vedi una serie di norme, amen, che non ti dicono nulla. Ma la volontà di Dio, per cui Lui ha messo la parola di Dio nelle nostre mani, è perché noi possiamo prosperare. Questo libro non si allontani mai dai tuoi occhi, ma meditalo notte e giorno. Allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora, amen. Quando tu prosperi, quando tu trovi Gesù nella Bibbia. Dopo vedremo, Pietro ha detto che ogni volta che tu hai una rivelazione di Gesù, non della Bibbia, di Gesù, tu prosperi. Amen. Non importa che tu capisca teologicamente tutto quello che devi capire. Mentre stamani, se tu vedi Gesù attraverso quello che io ti dico, la tua vita viene trasformata e tu vieni provveduto. Ogni volta. Amen. Noi sappiamo che Gesù è il nostro sacrificio. E noi sappiamo che Lui ha dato la sua vita per noi. Amen. Ora, nel libro del Levitico, dal capitolo 1 al capitolo 6, ci sono 5 tipi di sacrifici. O 5 tipi di offerta che dovevano essere fatti nell'antico patto. E di cosa parlano? Parlano di Cristo. Amen. Questi 5 sacrifici sono l'olocausto o sacrificio bruciato, e l'olocausto è quello che veniva dato per il favore divino. Infatti nella Bibbia ogni volta che qualcuno offre un olocausto, cioè un sacrificio bruciato col fuoco, immediatamente arriva la risposta di Dio. Immediatamente. Amen. Salomone offre un olocausto
con un sacco di migliaia di pecore e agnelli, quella notte stessa Dio gli appare in Gabaon. Amen? E gli dice: chiedimi qualunque cosa tu vuoi, in risposta a un olocausto. L'olocausto è per il favore? Adamo con il suo peccato ha perso il favore? Cristo, bruciato sotto il giudizio di Dio, ci ha ridato il favore divino. Il secondo sacrificio era l'offerta. L'offerta è tutto ciò che tu dai al Signore, non solo dei tuoi beni, ma anche, ad esempio, la lode. E nella lettera agli Ebrei, al capitolo 13, verso 15, c'è scritto: per mezzo di Gesù Cristo noi offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio, cioè il frutto di labbra che lodano il suo nome. Amen. Lui ha offerto la più alta lode quando si è offerto al Padre. Il terzo è il sacrificio di riconoscenza, poi c'è il sacrificio per il peccato. Il sacrificio per il peccato, non per i peccati, era il sacrificio per il peccato di Adamo. Cristo ha offerto il suo corpo per il peccato di Adamo, amen, che è il padre di tutti i peccati. Ma il quinto, io voglio farvi vedere l'attenzione sul primo e l'ultimo, il quinto è il sacrificio per la colpa o per le colpe, e quello era il sacrificio per i peccati che le persone commettevano nella loro vita. Amen? In pratica, se qualcuno faceva qualcosa di sbagliato verso il Signore o verso una persona, per riparare doveva offrire un certo tipo di sacrificio. Amen? Questa mattina parleremo un pochino del primo, ma soprattutto dell'ultimo, perché nell'ultimo ci sono dei tesori che riguardano la nostra vita. Amen. Voglio farvi vedere una cosa breve per farvi capire il Levitico come funziona. Se prendete solo un passo, libro del Levitico, terzo libro della Bibbia, potete vedere che ogni pagina parla di Gesù. E non sono conoscenze mentali che tu devi avere. La Bibbia dice, dopo te lo faccio vedere, che ogni volta che tu hai una rivelazione di Gesù, e come tu puoi avere una rivelazione di Gesù? Attraverso la parola. La parola di Dio parla solo e soltanto di Gesù. Nient'altro. Parla solo di Gesù. E un esempio, veloce. Nel sacrificio per l'offerta, nel capitolo 2, verso 5, una piccola rivelazione di Gesù, per farvi capire come leggere la Bibbia. Amen? Nel sacrificio per l'offerta, Levitico capitolo 2, verso 5, l'offerta per questo tipo di sacrificio veniva fatta con delle focacce. Amen? Si prendeva l'olio e doveva essere impastato in un certo modo. Poi le focacce venivano offerte, erano offerte. Avete presente, nel Tempio c'erano le tavole con i pani. Amen? I pani della presentazione. Guarda cosa dice. Se la tua oblazione vuol dire offerta, è cotta sulla piastra, sarà di fior di farina, impastata con olio azima. La dividerai in porzioni e vi verserai sopra dell'olio. È un'oblazione. Domanda. Questa è una rivelazione di Cristo? Sì? Guarda, metti i tuoi occhi qui. È un esempio. Dice che questa oblazione doveva essere fatta così, prendere della farina, impastarla con olio, fare delle focacce. Dopo, su questa focaccia veniva versato dell'altro olio. A me, di cosa parla? La farina è il grano, e il grano è il seme. A me? Se il chicco di grano caduto in terra non muore, di chi parlava Gesù? Chi è il chicco di grano? Il chicco di grano doveva essere impastato con l'olio per fare della focaccia. L'angelo dice a Maria: tu sei incinta per opera dello Spirito Santo. Nel grembo di Maria, lo Spirito Santo e il seme di Dio si sono uniti per formare una focaccia azima, cioè l'unico senza peccato. Ma poi attenti, dice, verso 6, la dividerai in porzioni e vi verserai sopra dell'olio. Ok, questa doveva essere impastata con l'olio e poi sopra dovevi versare una seconda volta l'olio. Perché? Perché Gesù è stato formato nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo, l'olio. Ma 30 anni dopo, al Giordano, Dio ha versato il suo Spirito su di lui, lo ha battezzato nello Spirito e lo ha reso l'unto, il Messia. Amen. È una rivelazione di Cristo. Amen. Poi tu vai nel Vangelo di Matteo e la vedi nella vita di Gesù. La prima cosa di cui voglio parlarvi è del primo e dell'ultimo. Ci c'è una differenza? Perché tra il primo e l'ultimo? Gesù è l'alfa e? Il principio è? Il primo e? Questi due sacrifici, l'olocausto e il sacrificio per la colpa, parlano in maniera particolare di Gesù e della provvigione. Noi siamo qui e stiamo parlando di provvigione. Amen? L'olocausto era un animale su cui il sacerdote imponeva le mani per il trasferimento. Amen? Sapete quello, anche dalla scuola biblica. Anche il sacrificio per la colpa, il sacerdote imponeva le mani, ma c'era una differenza. Sull'olocausto, quando il sacerdote impone le mani,
la santità dell'agnello va sul sacerdote. Nel sacrificio per la colpa, quando il sacerdote impone le mani, il peccato del sacerdote e del popolo va. C'è un trasferimento. Amen? Nel primo, perché l'agnello doveva essere senza difetto. Chi rappresenta? Cristo. Nel primo, il sacerdote impone le mani, l'innocenza dell'agnello va sul popolo. Nell'ultimo, il sacerdote impone sulla vittima le mani, il peccato del popolo va sulla vittima. È uno scambio. Questi cinque tu li vedi tutti alla croce. Quando Gesù si è offerto al Padre sulla croce, non solo la sua innocenza, la sua giustizia è stata imputata a noi, olocausto, ma le nostre colpe sono state trasferite su di Lui, sacrificio per la colpa. Amen. Lui è il nostro olocausto, Lui è la nostra offerta, Lui è il nostro sacrificio di riconoscenza, Lui è il sacrificio per il peccato e Lui è il sacrificio per le nostre colpe, perché è il nostro sostituto. Amen. Ora, ci sono nel libro del Levitico tre tipi, se vai avanti, di olocausti. Parliamo un attimo dell'olocausto. Tre animali che tu potevi scegliere quando dovevi offrire un olocausto. Per avere il favore, perché avere il favore divino? Perché quando venivano imposte le mani, l'innocenza dell'agnello veniva su di te. E quindi eri sotto il... Potevi scegliere un toro, potevi scegliere un agnello, o potevi scegliere una tortora o un piccione. Per quale motivo potevi scegliere questi tipi di animali? Se fai caso, vanno dal più grosso al più piccolo, a meno che tu non abbia una tortora più grossa di un toro. No? Dal più grande al più? Normalmente dipendeva dalla disponibilità economica, ok? Perché comprare una tortora non è come comprare un toro. Quando Gesù è stato presentato al Tempio, è stato presentato con due piccioni. A me? Perché la famiglia non poteva permettersi il toro. Ma qual è la differenza? Perché la Bibbia dice di queste tre? Perché la differenza al di là delle dimensioni tra questi tre animali è la quantità di sangue. Quale animale ha più sangue? Il toro è uno degli animali che ha più sangue sulla terra. Amen? Il secondo è? La colomba e il piccione hanno meno? Questi tre animali riguardano la quantità di rivelazione che tu hai di Cristo. Puoi avere una rivelazione toro. Puoi avere una rivelazione agnello, puoi avere una rivelazione piccione. Piccione. Matli, fa qualcosa. Perché? Qual era la differenza? Il libro del Levitico dice, vai avanti, credo di averlo messo. No, ok, sì, tienilo lì. Se tu portavi un toro o un agnello, nel libro del Levitico, lo trovi nel capitolo 1 e 2, tu dovevi ucciderlo. Ma se tu portavi un piccione o una tortora, lo uccideva il sacerdote. Attenti. Ora voi direte, ma questi sono particolari. La Bibbia non ha particolari. Tutto quello che ti insegna è per la tua vita. Amen? Se portavi un toro, dice, tu lo ucciderai e lo offrirai. Se portavi un agnello, diceva, tu lo ucciderai e lo offrirai. Se portavi invece una tortora o un piccione, il sacerdote lo ucciderà e lo offrirà a lui. Qual è la differenza? Quando tu hai una rivelazione toro o una rivelazione agnello, tu vedi quello che hanno visto quando Pietro ha predicato. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Tu puoi guardare il film Passion of Christ di Mel Gibson e dire, Signore, il mio peccato ti ha ucciso. Hai una grande rivelazione di Gesù, toro o agnello. Ma se tu dici, oh Gesù, quanto hai sofferto per colpa dei romani e degli ebrei, di quelli che ti hanno crocifisso, tu hai una piccola rivelazione, una rivelazione tortora o piccione, e vedi che è qualcun altro che l'ha ucciso, ma non tu. Amen. Voi avete crocifisso. E la Bibbia dice che chi ascoltò si sentì compungere il cuore. Quando io ho ricevuto Cristo ho visto che io mi ricordo una notte piangevo e dicevo, io, il mio peccato ti ha ucciso. Rivelazione toro o agnello. Quando invece tu hai una piccola rivelazione di Gesù, tu vedi che altri lo hanno ucciso, ma non io. Io non ho fatto niente. Piccola rivelazione. Amen! Un esempio. Gesù è stato coronato con una corona di spine. Amen. E i soldati romani gli hanno messo in mano una canna. Perché una canna? Perché nella Bibbia la canna è il giudizio, mentre il bastone è il regno e l'autorità.
Lui è stato sotto il giudizio di Dio, è stato coronato di spine, perché le spine rappresentano la maledizione del peccato. Amen? Poiché lui è stato coronato di spine, io non sono più sotto la maledizione del peccato e della legge. Quando Adamo ha peccato, il suolo produrrà. Lui è stato coronato. Perché nella mente? Perché tutte le ribellioni, ogni maledizione, ogni peccato nasce nella mente. E lui è stato crocifisso in un posto che si chiama Golgotha. E Golgotha vuol dire teschio. Perché sul teschio? Perché la nostra mente venisse salvata, rinnovata, metanoia. Trasformazione, cambio di mentali. Amen. Noi eravamo estranei e nemici di Dio a causa dei nostri pensieri e delle nostre colpe di conseguenza. Lui è stato crocifisso, coronato di spine, e la croce è stata piantata sul luogo del teschio. Amen. Per portare luce nella nostra mente. Amen. Ora parliamo del sacrificio della colpa, cioè dell'ultimo. Levitico capitolo 5, verso 14 e 5. Guarda cosa dice la Bibbia di questo sacrificio. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: quando qualcuno commetterà un'infedeltà, vedi che non è il peccato di Adamo, sono... Amen. E peccherà involontariamente, attenti. Noi possiamo peccare volontariamente o involontariamente. Davide dice in un salmo: preservami dai peccati volontari e allora sarò immune dalle grandi trasgressioni. Quando noi compiamo dei peccati involontari, quando tu stai adorando il Signore, amen, e un pensiero che non dovrebbe essere lì ti passa nella mente, noi non possiamo offrire niente di puro a Dio, niente. Il nostro più alto atto di adorazione è sporco, perché la nostra mente continuamente ha dei pensieri contro un fratello o pensieri impuri, e tu devi combattere, devi dire perché questo... Ok, sono dardi nella mente, amen. Noi non possiamo offrire niente di puro a Dio. Perché Dio l'accetta? Perché noi lo offriamo in Gesù, che è l'offerta. Amen. Riguardo a ciò che deve essere consacrato al Signore. Ok, tu puoi peccare riguardo le cose verso Dio. Porterà al Signore come sacrificio per la colpa un montone senza difetto. Senza difetto mi parla di Cristo. Perché il montone? Il montone fu l'animale che Abramo trovò sul monte Moria quando doveva offrire Isacco, e a un certo punto vide il montone impigliato con le corna nelle spine. Chi è? Perché il montone? Perché lì Abramo disse: Yahweh Yireh, il Signore. Nella Bibbia il montone ha a che fare con la provvigione. Noi stiamo parlando di prosperi. Provvigione. Amen. Vuol dire che il sacrificio, ascolta, che il sacrificio per le colpe ha a che fare con la provvigione. Porterà il Signore come sacrificio per la colpa un montone senza difetto preso dal gregge, in base alla tua valutazione in sicli d'argento. Quanto fu valutato Gesù? 30 denari. Secondo il ciclo del santuario, come sacrificio per la colpa. Quanto? Risarcirà il danno fatto al santuario. Qual è un esempio di danno fatto al santuario? Quando io decido di non dare al Signore quello che è suo, contro chi pecco? Quando io rubo al Signore la gloria, contro chi pecco? Amen. Quando dico qualcosa di sbagliato sul Signore, contro chi pecco? Guarda cosa dice. Risarcirà il danno fatto al santuario aggiungendovi un quinto in più. Cioè tu dovevi ridare indietro a Dio non quello che tu avevi rubato a Lui. Un quinto in più. Quanto è un quinto in più? È il valore dell'IVA, grosso modo. 20... Ora è aumentata anche quella. Era il 20%. A me un quinto è il 20%, sono bravo in matematica, non so. 2, 4, 6, 8, 10. Ok? Quindi tu dovevi ridare a Dio non il 100%. Tu dovevi ridare a Dio il 120%. E lo darà al sacerdote. Chi è il sacerdote? Cristo. Il sacerdote farà per lui l'espiazione con il montone offerto come sacrificio per la colpa. Egli sarà? Ma tu quanto dovevi rendere al Signore? Amen. Ascolta, nessuno di noi può dare a Dio il 120%. Ma noi non possiamo dare a Dio nemmeno il 100% di quello che gli abbiamo rubato. Per un semplice motivo, perché non puoi tornare indietro nella vita. Quando una parola è scappata, non è che la... A me è scappata, è andata. Ma andando avanti, scopri che
Attenti. Noi dovevamo restituire a Dio, amen, il 120%. Ma noi non possiamo restituire niente a Dio. Chi ha offerto al Signore il sacrificio per le nostre colpe? E Gesù non ha offerto a Dio quello che Adamo aveva perso. Gesù ha ridato al Padre più di quello che Adamo aveva perso. Più onore. Chi ha glorificato di più? Adamo prima di peccare o Cristo nella sua vita? Adamo prima di peccare era perfetto? Come no? Prima del peccato era figlio di Dio. Ma dopo il peccato ha perso? Quanta gloria ha dato prima del peccato Adamo a Dio rispetto a quella che Gesù Cristo ha dato al Calvario? Meno. Se Adamo ha dato il 100, Cristo ha dato il? Perché era scritto. Ora, noi non potevamo restituire a Dio. Gesù ha ridato a Dio. Mi state seguendo? Amen? La Bibbia però dice che non solo tu potevi ridare al Signore quello che avevi rubato a Lui, ma anche al prossimo. Perché al Signore? Quando Dio ha creato questo mondo meraviglioso, amen? Lo ha creato per darlo a noi, perché noi regnassimo sulla terra. Noi abbiamo rubato a Dio la sua lode, noi abbiamo rubato a Dio la sua gioia, noi abbiamo rubato a Dio il piacere di avere dei figli ubbidienti, noi abbiamo rubato a Dio l'onore, noi spesso con la nostra religiosità abbiamo insultato il Signore invece di dargli gloria, amen? Creando religioni che opprimono ma non fanno vedere Gesù. Noi rubiamo continuamente a Dio. Gesù è stato offerto un'unica volta per ridare a Dio quello che Levitico 2 diceva. Rendi il 120. Noi non potevamo rendere nemmeno il 5. Amen? Ma se vai avanti... Ah no, ok. Quanto ha ridato? 120. Di più. Nella lettera ai Romani, guarda in un solo capitolo, nel capitolo 5, quante volte c'è scritto che Cristo ha dato di più. Molto più ora, essendo giustificati per il suo sangue, saremo... per mezzo di lui salvati dall'ira. Quanti molto di? Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in? Avanti. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, molto di più, 120. Ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Avanti. Verso 15, però la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo, Adamo, molti sono morti, ha maggior ragione la grazia di Dio. Cosa vuol dire ha maggior ragione? 120. E il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati a bon. Amen. Avanti. Infatti se per la trasgressione di uno solo, Adamo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più, quanto? Non pari e patta. Tanto più. Quelli che ricevono, che cosa? L'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno. Che è? Amen. Ora, quando noi commettiamo qualcosa verso il Signore, la nostra coscienza comincia a accusarci. Amen. Ci sono due voci che ci accusano. La prima viene da dentro, la seconda viene da fuori. E la maggior parte dei credenti casca lì perché non ha rivelazione. Tu fai un errore che non è che devi giustificarti, l'hai fatto. Amen? Avete mai notato che quando noi commettiamo qualcosa di sbagliato diventiamo più buoni di quanto eravamo prima di peccare? Perché la coscienza non ti dice ridai quello che hai rubato, aggiungici un po' di più. Amen? Mi do da fare di più. Il figlio, il prodigo, torna e dice, non solo riprendimi, ma voglio essere tuo servo, cioè voglio ridare. Ascolta, tu non puoi ridare niente a Dio di quello che tu hai rubato a Dio. Niente. Nulla, nemmeno 5%. Ma la coscienza ti dice, devi recuperare. Anzi, fai qualcosa in più. Amen? E il diavolo comincia a dirti, colpevole, colpevole, colpevole. E quei pensieri cominciano a fondarti. E la maggior parte dei credenti che non ha rivelazione della croce vive sotto quella condanna e si allontana da Dio. Ecco perché il diavolo ti condanna. Ma quando tu hai rivelazione che Gesù Cristo ha supplito al Padre quel di più che la tua coscienza ti dice che devi dare, tu puoi andare dal Signore e dire, Signore, io ho sbagliato e non sono qui a giustificarmi, però ti ringrazio perché il tuo figlio ha supplito quel di più che la mia coscienza non può darti e io posso avere oggi pace, comunione e gioia, ma non finisce qui.
Perché la Bibbia dice, subito sempre nel capitolo di Levitico, che noi possiamo rubare anche l'uno all'altro. Amen? Non solo a Dio, ma anche... Il figlio al prodigo aveva fatto tutte e due. Ho peccato contro e contro... Amen? Se tu dovevi restituire a Dio, tu devi restituire anche al... Andiamo avanti. Va avanti così il Levitico. Quando uno peccherà e commetterà un'infedeltà verso il Signore, negando al suo... Al suo? Ma perché dice verso il Signore negando al suo prossimo? Perché nel mio prossimo vive Lui. Quando io parlo male di te, parlo male di Lui. Quando Aaron e Maria si ribellano a Mosè, Dio dice, vi siete ribellati a me. Questo è discernere il corpo di Cristo. Amen? Non puoi dire, ma io amo il Signore, ma odio questa gente. Se tu odi questa gente, odi Cristo. A me, perché Lui vive in loro e è stato il prezzo per loro. Negando al suo prossimo un deposito da Lui ricevuto, o un pegno messo nelle sue mani, o una cosa che ha? In pratica, signori, noi siamo nati ladri. Abbiamo rubato la gloria a Dio e abbiamo rubato la gloria anche tra di noi. Io non l'ho mai rubato, no? Hai mai rubato il tempo a qualcuno? Hai mai rubato attraverso le tue parole la gioia a qualcuno? Hai mai rubato la speranza a qualcuno? Hai mai rubato attraverso un'offesa la dignità a qualcuno? O una cosa che ha rubato e storto con frode al prossimo, o una cosa smarrita che ha trovata, e mentendo a questo proposito e giurando il falso circa una delle cose delle quali l'uomo può peccare, quando avrà così peccato e si sarà reso colpevole, restituirà la cosa rubata o estorta con frode, o il deposito che gli era stato affidato, o l'oggetto smarrito che ha trovato, o qualunque cosa circa la quale abbia giurato il falso, farà la restituzione per, cioè 100 per, e vi aggiungerà un quinto. Non dovevi restituire a Dio quello che avevi rubato, dovevi restituire con un quinto in più. Non devi restituire alle persone, dovresti, quello che tu hai rubato, dovresti restituire... Ecco perché la coscienza dice, diventa più buono di quanto eri prima, che ovviamente è un inganno. Consegnando ciò al proprietario, attenti, segna questo nella Bibbia, il giorno stesso in cui offrirà il sacrificio per la colpa. Quando tu porti il sacrificio al sacerdote per dire, io ho fatto un danno, ho rubato qualcosa a Meme, amen? Perché l'ho offeso, perché gli ho preso qualcosa che non era suo, non gliel'ho ridato. Dice che tu devi ridare un quinto, ma lo devi offrire nello stesso giorno in cui tu porti l'offerta. Ci siamo fin qui. La Bibbia non mette mai qualcosa a caso, amen? Nello stesso giorno. Siete con me? Amen. Sai, noi riusciamo a capire quanto è grande la grazia di Dio soltanto quando realizziamo quanto è tremendo il peccato. Amen? Se voi pensate che per perdonare un solo peccato, uno solo, Gesù ha dovuto prendere sulle sue spalle la croce, su una schiena completamente con le strisce di carne che cadevano, e per quel motivo lui non riusciva a portare la croce, ha avuto bisogno di Simone di Cirene, perché la croce non era contatto della pelle, la croce era contatto delle ossa, perché il flagello aveva aperto con strisce cadenti completamente la schiena di Cristo, e ha dovuto portare una croce di legno pesante circa un quintale e mezzo sulla schiena, e è stato dovuto essere crocifisso per 6 ore sotto il sole cocente per uno solo dei nostri peccati. Una nostra bugia costava quello. E quando noi prendiamo con leggerezza il peccato, noi non prendiamo con serietà la grazia. Perché la grazia, ascolta, la salvezza nostra è gratis, ma non è a buon mercato. Amen. Gratis e a buon mercato sono due cose diverse. Quando tu prendi Gesù, ok, Gesù nella mia vita, anzi, mi ha salvato. Per te è gratis, ma per lui è costato tutto. Amen. Non prenderla. Prendila gratis, gratis vuol dire per grazia, ma non a buon mercato. Amen. Cerca di capire quanto è costata a lui. E come solo Gesù poteva riportarci. Ieri sera stavo preparando questo, finendo di preparare l'insegnamento, ero in camera, che meditavo su Levitico, a un certo punto è andata via la luce. E Barbara e Samuele erano di là, io ero in camera, in un'altra stanza. E Dio mi ha parlato, come la luce è andata via, Dio mi ha parlato. Amen. A volte il Signore usa cose piccole per parlare. Quando è andata via la luce, lei doveva andare giù a, ok, ritirare su il limitatore, e Samuele era nell'altra stanza.
E a un certo punto ha cominciato a lamentarsi. Sai, bambini al buio. E io ho detto a Samuele, Samuele vieni qua, io avevo l'iPad. E l'iPad cosa fa? Ho detto, Samuele vieni qua. E lui mi ha detto, e come posso venire da te babbo se non vedo la strada? E Dio mi ha parlato. E lui mi ha detto, quando l'uomo ha peccato, le tenebre sono venute, l'uomo non poteva ritornare da solo a me, perché non ne conosceva la via. Ma io, come tu avevi l'iPad, io avevo la luce di mio figlio. Amen. E lui è la via per farti ritornare a me in qualunque posto tu ti possa smarrire dalla tua vita. Amen. E infatti ho aperto la porta, lui ha visto la luce e subito è venuto da me. Amen. Che noi siamo attirati dalla luce. Amen. Ora, ascolta, quando noi rubiamo qualcosa all'altro, la legge diceva che noi dovevamo restituire il 120 per... Ma noi non possiamo restituire nemmeno il 10% alle persone a cui abbiamo preso. E ti spiego perché. Se tu rubi una cosa oggi a una persona e tu gliela rendi domani, non è come il giorno in cui gliel'hai portata via. Anche se tu gli ridai la cosa fisica, la ferita che hai prodotto, tu non la puoi... Allora comincia a fare opere, opere, opere. E vai nelle opere. Amen. Ascolta, Gesù è stato crocifisso e levato da terra, tra il cielo e la terra. Amen. Lui è colui che ha sostituito le colpe verso Dio, ma anche le colpe verso di noi. In poche parole, il creditore, perché a chi doveva essere ridato? Al Signore. Il creditore è diventato debitore. Noi dovevamo il 120% a Dio, lui gliel'ha dato. Noi dovevamo il 100% al prossimo, lui ce l'ha ridato. Gesù è il supplitore, non solo verso Dio, ma anche verso di noi. Lui era creditore, è diventato debitore verso di noi. In poche parole cosa vuol dire? Che di tutto quello che noi abbiamo perso, lui può ridarci il 120%. Tutto quello che Dio aveva perso l'ha riavuto con gli interessi. Tutto quello che noi abbiamo perso possiamo riaverlo per gli interessi. Che cosa è la preghiera? La preghiera è prendere vantaggio da quello che tu impari. La preghiera non è dammi, dammi, fondato sul niente. Signore, poiché la tua parola dice che tuo figlio ha supplito verso di te e verso di me il 120% di quello che era andato perso, io oggi ricevo da te una provvigione abbondante per tutto quello che ho perso per colpa del diavolo o di altri durante la mia vita. Amen. È una buona notizia? Alla croce Dio ha avuto un problema. Con noi Dio ha avuto un problema. Dio odia il peccato, amen? Se tu capisci quanto Gesù ha sofferto, datevi un'occhiata al film di Mel Gibson quando potete, e pensate che quello non è pagato per tutto il peccato del mondo, uno solo. Un solo peccato, se solo Adamo avesse peccato, Cristo avrebbe dovuto sopportare quello. Quanto è grave il peccato? Lei ha detto una bugia, ma sai, e noi ci giustifichiamo. Signore, perdonami, non devi giustificarti, non puoi restituire, devi solo chiedere... Amen. E ricevi il perdono di Dio. E smetti di dire bugie. Ma a fin di bene. Amen. Ho mentito, come dire, ho ucciso a fin di bene. Ascolta. Il peccato è come il cancro. Il problema di Dio era che il peccato era dentro di noi. E lui doveva punire il peccato. Quando mio padre aveva il cancro, e io lo guardavo e dicevo, io amo lui, ma odio quella cosa che ha dentro. Perché quella cosa che ha dentro mi porta via mio padre. Amen? Ma io amo lui. E Dio aveva quel problema col peccato. Amava noi, ma odiava la cosa che era in noi. Al Calvario, lui ha risolto il problema. Perché ha punito il peccato nel corpo di suo figlio, ha guarito noi. Gesù faceva la stessa cosa. Veniva il malato, come Dio odia il peccato, Dio odia la malattia. Veniva il malato... Lui colpiva la malattia, ma il malato andava via libero. Amen? Quando veniva il lebbroso, lui colpiva la lebbra, ma il malato andava via libero. Quando veniva l'indemoniato, cacciava il demone, ma la persona era salvata. Amen? Lui ha, nel corpo di Gesù, potuto punire il peccato senza far danno a noi. Amen? È grande il sacrificio di Gesù. Alleluia. Amen? Sai, quando Davide ha peccato con Bathsheba, nel Salmo 51, verso 4, mi sembra, alzate gli occhi a Dio, ha detto, contro te solo ho peccato. Ma come contro te solo?
Lui ha peccato contro la sua famiglia, ha peccato contro la famiglia di Batsheba, ha ucciso Uria l'ittita e ha peccato contro una nazione che si è trovata in difficoltà per causa sua, contro te. Amen. Contro te solo, perché quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Ora, quando tu hai rivelazione di questo, devi capire che, e ci sono persone qui, che sono 20, 30, 35 anni che sono sotto condanna e che stanno lavorando di più per restituire quello che loro credono hanno, che magari hanno rubato altri. E questo tormenta la tua vita. E sei ancora legata, sei ancora legato alla colpa che hai commesso 30 anni fa. E fai un sacco di bene agli altri, vuoi fare perché la tua coscienza ti accusa. Questo è il lavoro del diavolo. Quando tu fai questo, tu togli la croce di Cristo e dici, io voglio ridare il 170%. Non puoi. Devi arrenderti e dire, Signore, tu hai pagato in più a Dio quello che io ho rubato a qualcuno. Questa si chiama pace. Riposo. E quando tu fai quello, puoi andare dal Padre e dire, Signore, io ho sbagliato. Amen. Ho peccato perché ho rubato la dignità a qualcuno. Ho rubato una famiglia a qualcuno, ho preso una persona che non era mia. Amen. Ma tuo figlio ha ridato a te e a noi di più di quello che io ho rubato. E per questo io posso avere oggi pace. E quando tu fai quello, il diavolo smette di condannarti. E quando tu smetti di vivere una vita sotto condanna, tu entri nella vita abbondante. La condanna è quella che ruba. La condanna è quella che ti tiene lontano da Dio. Pietro, alla prima pesca miracolosa, vede fare un miracolo da Gesù che gli riempie la barca di pesci? E cosa fa? Allontanati da me, perché sono un peccatore. Cosa fa? Ha avuto la coscienza del suo peccato. Ma la seconda pesca miracolosa, Gesù gli riempie la barca di 153 grossi pesci e la reazione è diversa. Si butta in mare e va verso Gesù. Perché la prima volta lo stesso miracolo, la grazia, lo ha allontanato? E la seconda volta lo ha avvicinato, perché tra la prima pesca e la seconda pesca c'è la croce e c'è il dono dello Spirito Santo. E quando tu sai che i tuoi peccati sono perdonati, lui fa un miracolo per te e non vedi la santità che ti allontana, vedi la grazia che ti avvicina. E persone stanno lontane dalla Chiesa, stanno lontane da Gesù perché sono colpevoli. E quando tu ti senti colpevole verso te stesso, e questo è per qualcuno, non so chi e non lo voglio sapere, tu dai la colpa agli altri. Tu ti senti in colpa e dici non vengo in chiesa per colpa di quella persona. No, tu ti senti in colpa. E non sai come fare a restituire perché tu sai. E la cosa migliore è attaccare. Amen? È colpa di qualcuno. No, tu hai un senso di colpa perché il diavolo ti sta condannando. E ti sta condannando perché tu hai una rivelazione piccione di Gesù. Non vedi che lui ha supplito 120% per quello che puoi... E che puoi sentirti dire vieni in chiesa tranquillo e goditi il Signore. Gesù ci ha pensato. Amen. Alleluia. Andiamo avanti? C'è una scena, una storia raccontata in Luca capitolo 19. Sapete la storia di Zaccheo? Zaccheo era un uomo piccolino. La Bibbia dice, Gesù è entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, la parola Zaccheo vuol dire puro. Amen? Quanti credono di essere puri? E tutti gli altri sono impuri. Amen? Il quale era capo dei pubblicani ed era... Ora poi vediamo com'era diventato ricco. Cercava di vedere chi era Gesù. Ascolta, segui qui. Cercava di vedere chi era... Ascolta, il motivo del cuore di quest'uomo era buono, ma le sue opere no. Questo aveva rubato quanto un parlamentare italiano. No, ora no, così tanto no, un po' meno. Cercava di vedere Gesù, attenti, ma non poteva a motivo della folla. Non poteva a motivo della... Sai che ci sono persone che non riescono a vedere Gesù a motivo della Chiesa? Perché la Chiesa continua a fare religione, religione a dare scandalo, e il mondo non vede Gesù, perché la Chiesa dà fastidio. Amen. Quando noi invece dovremmo far vedere Gesù nella nostra vita. Non poteva a motivo della folla, perché era... piccione. Ma se tu hai una rivelazione piccione o tortora, c'è un modo per uscirne e avere una grande rivelazione. Amen? Allora per vederlo, corsi avanti e salì sopra. Cosa rappresenta il sicomoro? Ascolta.
Sotto lo stesso albero, il sicomoro è un fico, amen? È un fico che si trova soprattutto nella zona di Gerico. Un po' di tempo prima, Gesù stava chiamando i discepoli, a un certo punto arriva Natanaele. Ok? Natanaele è nato da Adamo, amen? Era un peccatore? Viene e Gesù lo guarda, a differenza di quello che ha detto tutti gli altri, e gli dice: Natanaele, tu sei un uomo in cui non c'è ipocrisia. E gli altri lo guardano e dicono: sei matto? No, perché ti ho visto quando eri sotto il fico. Il fico o il sicomoro rappresenta la croce. Quando tu sei all'ombra della croce, i tuoi peccati sono perdonati. Dio ti guarda e ti dice: tu sei perfetto. Gli altri dicono: perfetto quello lì. Sì, perché non confida in sé, ma nella croce di Cristo. Amen. E infatti dice: non c'è in lui ipocrisia. Cioè l'ipocrisia reni quando tu stai sotto la croce. Lui, per vederlo, è salito su. Come la vite lo ha sollevato. E voleva vedere Gesù. Ascolta, ti leggo brevemente, se ce la fai prendilo con me. Nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, verso 2. C'è scritto così, ascolta. Grazia e pace. Grazia cosa è? Favore, non meri? Noi riceviamo abbondanza, guarigione, liberazione, provvigione per... e pace... vi siano quanto? 2, 4, 6, 8, 10 moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù come Signore. Cioè, ogni volta che tu conosci di più Gesù, la grazia ti è moltiplicata. Non ogni volta che tu fai qualcosa per Dio, ogni volta che tu conosci Gesù. Stamani cosa stai conoscendo? Qualcosa in più di? Mentre tu stai imparando qualcosa più di Gesù, la grazia e la pace ti sono, tu arrivi a casa e ti accorgi che la tua situazione economica piano piano, e cosa hai fatto? Niente, hai visto Gesù, perché lui è Yahweh Yireh. Lui voleva vedere, c'era qualcosa di impossibile, ma ha detto: ma io non mollo finché non lo vedo. Amen. Io vado al culto e stamani in Levitico voglio vedere Gesù. Nell'istante in cui lui vede Gesù, guarda cosa accade. Per vederlo corso avanti, salì sopra un sicomoro perché gli doveva passare per quella via. Avanti. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, lo vide. Cosa vide? Cosa faceva? Si flagellava? Stava pregando? Cosa faceva? Vedeva lui. Grazia e pace ti siano moltiplicate nella conoscenza di Gesù. Come lui vede Gesù, Gesù risponde a lui: grazia. E gli dice: Zaccheo, scendi. Presto, perché oggi devo fermarmi. Grazia. Amen. Oggi visito la tua casa e te la cambio per sempre. Perché? Perché mi hai visto. Oggi io cambio il tuo lavoro e lo prospero. E cosa ho fatto per meritarmelo? Niente, stamani mi hai visto. Oggi entro nella tua famiglia e metto a posto dei rapporti interpersonali che non vanno. E cosa ho fatto, Signore, per meritarmelo? Niente, mi hai visto. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come uno specchio la gloria del Signore, che Gesù veniamo trasformati di gloria. Amen. Egli si affrettò a scendere e lo accolse. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Veduto questo, tutti mormoravano, la folla, la chiesa, amen, dicendo: è andato a alloggiare in casa di un peccatore. Come se loro invece è il famoso toro che dice, per rimanere al toro, che dice cornuto all'asino. Ma Zaccheo si fece avanti e disse: al Signore, non a Gesù, non a Gesù, al Signore, che è Gesù. Ma per te può essere Gesù o può essere il Signore. Quando tu dici il Signore, vuol dire che lui è il re della mia vita. Ecco, come l'ha chiamato? Non Gesù, Signore. Io a volte ascolto le persone, come chiamano Gesù? La bocca parla dall'abbondanza del cuore. E a volte lo chiamano Lui. E io vorrei tirare una botola e scomparire. Amen? Oppure Dio o Gesù. Ma quando sento dire il Signore, e chiamano Gesù il Signore, chiunque avrà invocato il nome del Signore, non il nome di Gesù, il nome del Signore, sarà? Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni a poveri. Domanda, chi te l'ha chiesto?
Excusatio non petita, culpa manifesta. Cioè, una scusa che non ti è stata chiesta è perché l'hai fatta. Amen? Perdonami, hai fatto qualcosa di male? E se ho frodato qualcuno? Se. Se. Io rendo il... Stessa reazione di Pietro. Gesù entra e lui è sotto condanna. Vedi queste cose? Uno avrebbe potuto dire, wow, se l'arca entrò nella casa di Obededom e tutto prosperò, qui il figlio di Dio stesso, la sostanza, entra in casa mia. Amen. Signore, avanti. No. Signore, perdonami. Io devo ridare, devo. Chi la stava accusando? Là? Gesù gli disse, oggi. Perché oggi? Perché nello stesso giorno in cui veniva presentata l'offerta bisognava rendere il 120%. E Gesù dice, oggi, non il quadruplo, non il doppio, la salvezza, il 120%, io lo ridò a te perché mi hai visto. Tu non puoi ridare niente. Io prendo il tuo posto e ti ridò tutto quello che tu hai rubato ad altri. Amen. Oggi la salvezza è entrata in questa? Amen. Finisco. Le leggi moderne non sono fondate sulla grazia, sono fondate sulla legge di Mosè. Devi ridare. Amen. Quando Gesù è stato crocifisso? È stato crocifisso dove? Tra due? Ladri. Amen. Noi abbiamo rubato a? E abbiamo rubato anche? Ogni giorno. Io non ho mai rubato, ogni giorno. Una parola cattiva che tu dici, hai rubato la pace e la serenità per quella giornata a qualcuno. Amen? Vai avanti. La Bibbia dice che entrambi, noi sappiamo una storia che non è proprio così. Uno era buono, ladro. E l'altro era il ladro cattivo. Perché ci sono i ladri buoni e i ladri cattivi, ma uno non ha insultato il Signore, no? Marco 15:32 dice, il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano, tutte e due. Amen? So che ti fa cortocircuito perché tu sapevi che uno era buono, ecco quanto era buono. Tutte e due lo... cosa facevano? Ascolta, insultavano, non è come Hollywood. Oh, anatema su di te, immaginate un insulto di casa tua. Cosa facevano? Bestemmiavano. Quanti? Tutte e due. Ora, perché uno era alla destra e uno alla sinistra? Perché noi abbiamo rubato a destra e a manca. Amen? Ovunque. E tutte e due a un certo punto lo insultavano, però a un certo punto uno dei due cambia e l'altro no. Avete mai fatto caso? Ora, Gesù è stato crocifisso, è rimasto in croce dalle 9 di mattina alle 3, 6 ore. Amen? Il 6 è il numero dell'uomo. Se voi leggete con attenzione il Vangelo, dalle 9 di mattina a mezzogiorno ha sofferto per mano di uomini e ha continuato a chiamare Dio Padre. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fa buio su tutta la terra e lui ha cominciato a soffrire da Dio. E non ha chiamato più Dio Padre, ma l'ha chiamato Dio per la prima volta. Ascolta. Nelle prime 3 ore lui ha ridato il 120% a Dio. Scusate, all'uomo. Nelle seconde 3 ore ha ridato il 120% a Dio. Lui è diventato dal creditore, debitore, per quello che noi dovevamo a Dio, ma anche per quello che era dovuto a... Siete con me? Quando noi soffriamo, noi pensiamo solo a noi stessi. Quando tu hai il mal di denti, nel mondo ci sei solo tu. Io e i miei denti. Amen? Quando tu soffri, ci sei solo tu. E non vuoi sentir parlare? Quando Gesù ha sofferto, ha detto, Padre, perdona loro. E nessun uomo sulla terra ha mai sofferto fisicamente, spiritualmente, quello che Gesù ha sofferto. Fisicamente per quello che vi ho detto, spiritualmente perché nella santità perfetta del Figlio di Dio c'era l'abominio del peccato che con la santità di Dio non può toccarsi.
E l'anima del figlio di Dio era dilaniata tra la santità del figlio di Dio e il nostro peccato. Nel momento di massima sofferenza che c'è stato in tutto l'universo, lui si è preoccupato di noi e si è preoccupato di Giovanni e di Maria. Prendila in casa con te. È diverso il Signore da noi. Nel momento di massima sofferenza non ha pensato a lui, ha pensato a noi e ha pensato a loro. È la grazia che ti cambia il cuore. Amen? Ora, quale dei due si è pentito? Quella a destra o quella a sinistra? Perché se voi non lo sapete, non potete avere la vostra salvezza e non andate in cielo, andrete all'inferno di sicuro. Amen? Quale è stato salvato? Perché? Bibbia? Non lo sappiamo. Amen? Rilassatevi. Però sappiamo chi era quello che si è pentito. E questa è una grande rivelazione. Amen? Sapete chi era? Sapete chi era? Il padre di Paolo. Questa rivelazione è Romani 6:6. Noi sappiamo che il nostro vecchio è stato crocifisso. No, a me, no, era una battuta, perdonate. Che è stato crocifisso con lui. Non sappiamo chi erano, però sappiamo che a un certo punto uno dei due ha ricevuto. Ascolta. La sera prima, durante l'ultima cena, Gesù fa una domanda di questo tipo e dice: uno di voi mi tradirà. E la Bibbia dice in Matteo che tutti cominciarono a dire: sono io Signore? Sono forse io Signore? Sono forse io Signore? E poi dice, Giuda disse: Rabbi, sono io. Rabbi. Perché Giuda ha fatto quello che ha fatto? Non perché era peggiore degli altri, perché Gesù non è mai stato il suo Signore, era stato il suo Rabbi. Sai perché molte persone non cambiano nella Chiesa? Perché Gesù non è il Signore della loro vita. E quando è che Gesù è il Signore della tua vita? Quando tu permetti a Lui di supplirti quello che tu non puoi fare. Signore sono io? Signore sono io? Rabbi sono io? Ma sulla croce, avanti, a un certo punto, uno dei due dice queste parole a Gesù. Gesù, Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ascolta, se io dico che Gesù sta per entrare nel suo regno, vuol dire che riconosco che lui è il, non il Rabbi. E la Bibbia dice, se dunque con la tua bocca riceverai Gesù come Signore, sarai? Ascolta, lui era il ladro che doveva restituire a Gesù il 120%. Invece Gesù è diventato il ladro che ha restituito a lui il 120%, come ha detto a Zaccheo. Io ti dico in verità che oggi, perché oggi? Perché si doveva fare la restituzione nel giorno in cui veniva offerta l'offerta. E nel momento in cui l'offerta per le nostre colpe viene presentata e uno semplicemente dice, io credo che tu sei il mio sostituto, io non posso restituire quello che ho rubato. Gesù non ha detto, Mosè dice restituisci, perché lui avrebbe detto non arrivo alle tasche per restituire e non ho tasche perché era nudo. Io non posso restituire. E Gesù che dice, bene, io mi faccio ladro al posto tuo e restituisco a Dio la gloria che gli ha rubata e a te quello che tu hai rubato a me. Senti, se il tuo cuore non è toccato stamani, smetti di venire in chiesa. Te lo chiedo per favore, amen? Non c'è speranza per te. Se tu non capisci che tu che dovevi a Dio, Lui ha scelto non solo di condonarti il debito, ma di ridarti a te quello che tu hai rubato a Lui e agli altri, e non prosperi, amen, amen, no, veramente, alleluia. Oggi non dice, io ridò quello che tu hai rubato, io ti do la vita eterna, senza far niente, 120%. Oggi, se oggi, ora, smetti di darti da fare e di vivere sotto condanna per quelle cose che hai fatto 30 anni fa, e ti decidi a fare di Gesù non solo il tuo Rabbi, ma il tuo Lord, supplitore, e accetti che tu da debitore diventi creditore e lui da creditore diventi debitore, oggi stesso tu sarai con lui. Oggi stesso lui ti darà il 120%. Oggi stesso lui metterà il quinto in più che tu dovevi a lui, perché lui l'ha soddisfatto a Dio ed è pronto oggi a soddisfarlo per te. Amen? Ci alziamo in piedi.
Amen. Prendiamoci per mano. Ascolta, perché è importante questo momento? Perché con una semplice preghiera tu trai vantaggio da quello che hai imparato. Ascolta, ascolta, ascolta. Noi pensiamo, quando impariamo qualcosa dal Signore, che ci vuole una settimana di digiuno e preghiera per metterlo in pratica. Ma scusa, quando ti è stato annunciato il Vangelo, hai fatto la preghiera per la salvezza? Sei nato di nuovo? E quante volte l'hai fatta quella preghiera? Quanto è durata? Un'ora? 10 secondi. Nel modo in cui sei stato salvato per fede, devi camminare per fede, perché è giusto per fede? Con la semplice preghiera che facciamo ora, tu trai vantaggio per avere il tuo 120%. C'è una domanda che io ti faccio, semplice, lo credi? Smetti, prometti, giuri in giurello, di smettere di fare opere buone, perché il tuo cuore ti condanna. Io vorrei che voi chiudeste i vostri occhi. Chiudete i vostri occhi, prendiamoci 5 minuti nella presenza di Dio, amen? Oggi il Signore dice: vengo in casa tua. Oggi ti dice: tu torni a casa e trovi un sacco di benedizione che non ti meriti. La domanda è: qual è la cosa per cui ti senti in colpa? Chiudi gli occhi e non rispondermi. Qual è la cosa che ti senti di aver rubato e che è 30 anni che stai lavorando per restituire, per pagare tu? Gesù non è il tuo Signore. Se Gesù oggi diventa anche il tuo Signore, devi accettare che Lui ha preso il tuo posto. Ha ridato a Dio la lode, l'onore, la gloria che noi gli abbiamo rubato. E ridà a te quello che tu dovevi a qualcun altro. Oh, oggi stesso. Facciamo questa semplice preghiera. Se la fai col cuore, wow. Se la fai col cuore, vedrai aprirsi delle cose che erano chiuse fino ad oggi. Per grazia. Perché hai visto Gesù come Zaccheo. Amen? Facciamo questa semplice preghiera, tutti insieme, con fede. Signore, grazie. Perché stamani mi sono arrampicato sul sicomoro della Bibbia. E ti ho visto nel Levitico. Ti ho visto nel Vangelo. Ti ho visto nella parola di Dio. Signore, Padre, io odio il mio peccato e odio quello che ho fatto, ma per quanto io lo odio non posso restituirlo, non posso ridare agli altri il tempo che gli ho rubato, non posso ridare agli altri la dignità che ho rubato. E proprio oggi scopro che il creditore è diventato debitore per me. Gesù, io ti ringrazio perché tu sei stato crocifisso tra cielo e terra. Sei stato crocifisso tra ladro e ladro. Per ridare a Dio quello che io gli ho rubato. Con un quinto in più. E verso di me sei diventato colui che ha provvisto. Io avevo rubato. E tu mi dici: io ti do. Io ero un ladro. E tu mi dici: oggi stesso tu sarai con me in paradiso, io ti ridò il 20% di quello che tu hai rubato ad altri. E questa si chiama grazia sovrabbondante. Signore, io ti ringrazio perché tu sei il mio sacrificio per la colpa. E tu sei morto per ridare a Dio e a me 120% di quello che avevamo perso. E ora alzate le vostre mani unite e dite con fede: oggi io ricevo, nel nome del mio Signore Gesù, il 120% di quello che ho perso per il peccato di Adamo e anche per le mie colpe, e lo ricevo in gioia, in benessere, pace, in grazia, in salute, in guarigione, in crescita, in moltiplicazione, nel nome del mio Signore provvigione Gesù Cristo. Amen. Signore, io credo che
la salute che ho perso per colpa della malattia. Io non solo oggi ricevo guarigione, ricevo un quinto in più di quello che avrei avuto se non mi fossi mai ammalato, e lo ricevo ora sotto la croce come Natanaele per il mio prezioso Salvatore Gesù. Amen. Ora alzate le mani e lasciate che lo Spirito vi ministri. Chiudete gli occhi, tenete le vostre mani alzate. Signore, il potere che scorre dalla croce, il potere di redenzione che scorre dal Calvario, il potere di restaurazione più sovrabbondante scorra oggi in ogni area della vita di questi fratelli, scorra in ogni area della salute. Ricevete il 120% di quello che avevate perso, non il 100, il 120. Ogni malattia ora sia guarita nel nome di Gesù, ogni problema ormonale, fisico, psichico, ogni problema di demonizzazione di spiriti, ogni maledizione generazionale ereditaria sia spezzata ora nel nome di Gesù. Signore, ogni maledizione di povertà, io dichiaro spezzate queste maledizioni e dichiaro un fluire della tua provvigione abbondante nel nome di Gesù direttamente dal trono del Calvario. 120%. Ringraziate semplicemente il Signore per averlo e dite grazie. Signore, grazie per aver provveduto più di quello che io avevo rubato a Dio e al prossimo, perché tu sei il mio Salvatore e sei il mio Signore. Amen. Alleluia. Amen. Amen.